Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Minecraft. Allora, ho giocato un po' per fatti miei, ho sistemato un po' di cose e adesso vi faccio vedere. Finito il video, basta. No, già iniziamo. Allora ragazzi, ho delle importanti novità da farvi vedere. Avete, come vi ricorderete sicuramente, la scorsa puntata è stato un macello della madonna. Allora, ho sistemato tutto con calma, sono stato 3 ore, però alla fine ho sistemato. Vi faccio vedere, innanzitutto ho, cosa ho? Ho legna, ho fatto un sacco di legna, qualche albero che poi ho sempre ripiantato, mi raccomando, ripiantate. E la stessa cosa ho fatto per il legno d'abete, tipo, non mi ricordo come si chiama, questo qua, sì, Davide, quello scuro. Bene, cosa importantissima, ho sistemato finalmente la montagna qua. Dopo 7 ore di cucinate di pietra ho finalmente sistemato questo lato della montagna. Adesso, come vedete, è tutto bello e chiuso. Dopo averlo sistemato mi sono fatto una panoramica della casa e mi sono accorto di aver fatto una grandissima schifezza, ovvero avevo messo queste lastre di quercia più sotto in confronto al livello del balcone. Quindi le ho aggiustate, le ho messe allo stesso livello del balcone. Adesso è molto più carino, credo, guardate. Va intorno, va anche dietro. Ho allargato il balcone di sopra, adesso vi faccio vedere come, perché dopo aver messo le lastre mi sono reso conto delle misurazioni, chiamiamole così, un po' errate, e le ho sistemate. Guardate, adesso è molto ampio il balcone, più grande la vetrata, ho sistemato sopra, ho messo anche qua come da dietro il muro che sporge in avanti e sì, ho sistemato il tutto. Guardate, adesso è molto più carino, credo. L'unica cosa è questa striscia a terra, devo vedere se esistono delle lastre di quercia, ma non credo, cioè le lastre di assi di quercia al massimo, ma non penso ci siano grezze così. Vabbè, adesso vediamo. E da dietro, cosa importante, ho sistemato anche qua ovviamente il balcone. Ho sistemato il contorno, quindi si è sistemato meglio il balcone. Adesso, mi sono craftato un altro po' di pannelli di vetro. Ne ho, quanti ne ho? Non lo so, li ho messi nella cesta, dopo vado a vedere quanti ne ho. E un'altra cosa, mi ero accorto della grandissima tavolata che stavo facendo, riempiendo tutto il soffitto, perché a me per mettere il perimetro qui, le scale, mi serve soltanto un bordo. Quindi ho fatto un bordo, il bordo qua dove sopra piazzerò le scale, e poi un altro bordo dove sopra piazzerò le altre scale per fare a piramide il soffitto. Questo è ciò che ho fatto mentre ho giocato, dato che mi avete detto anche ho sistemato qua, qui c'era già questo cubetto, l'ho messo anche qua perché sembra più grazioso da fare così. Bene, detto questo possiamo iniziare con la puntata di oggi. Il pavimento non l'ho fatto ancora perché non avevo più materiali nell'abito, ho perso 7 ore. Dopo lo andremo a fare. Qui c'è sempre Giancarlo come sempre. L'ascensore non l'ho neanche iniziata perché prima voglio finire la casa e poi iniziamo il progetto dell'ascensore e poi la fattoria e tutto il resto. Allora, vediamo cosa c'ho. Ho 24 pannelli di vetro, 9 vetri ancora. Vabbè, poi c'è tutta la pietra dell'altra volta, tutto il mondo, ok. Va bene, va bene. Allora, torniamo sopra e facciamo, finiamo il balcone di dietro innanzitutto. Quindi iniziamo chiudendo questo balcone. No, ce la facciamo, Volk, ce la facciamo. Ma no, ci vedo. Finito il balcone. Sì, ce l'abbiamo fatta. Per fortuna che il balcone è pronto. Cosa dovevo fare? Questo si congiunge direttamente sul pilastro. Qui invece ci sono 2 pilastri, quindi questi li potremmo togliere in modo tale da avere più spazio, un po' così, sì, togliamolo anche da questa parte, quindi da avere più vetrata, più luce che entra in casa. Soltanto che con la vetrata mai nella vita ce la faremo, perché sì, mai nella vita. Perfetto, quindi adesso questa cosa, qui vanno tutti i pannelli di vetro che non ne ho più. Altrimenti dovremmo fare una cosa, dovremmo fare tutto avanti di un blocchetto, tipo mettere un altro blocchetto qua, un altro blocchetto qua, in modo tale da questo farlo partire, diciamo, sotto qui. Cioè dovremmo fare, diciamo, tipo una cosa del genere, avevo in mente, magari mettere un legno più scuro in modo tale da far un po' di contrasto, se riesco a passare, grazie, e congiungerlo qua. Poi qui sopra magari mettiamo delle lastre mattoni che ho qua, vediamo come esce il fatto subito, vediamo se le mettiamo sopra, però è troppo chiaro, sta male, se le metto sotto, no, se le metto sopra poi sopra, se le metto sotto poi sopra si vede il legno, dovrei tipo mettere un legno scuro e qua faccio così. Vabbè, questo lo lasciamo per ultimo, dopo. Adesso andiamo a finire il soffitto sopra, qua il tetto. Ho 8 scale, devo farmi tutte le 3 scale ovviamente, non me le sono fatte, quindi adesso ce le andiamo a fare. Ma che cosa vuoi, Giancarlo? Entro o stai fuori? Cioè, decidi la vita tua, che cosa vuoi fare nel mondo. Allora, prendiamo tutte queste qua e trasformiamole, non proprio tutte, però in assi di... Bene, ne abbiamo 48, la faccio, dovremmo farcela, spero di sì. Andiamo a vedere. Poi, a dire la verità, il legno, cioè il pavimento l'avrei potuto mettere anche in mattoni di pietra. Vabbè, però, per mo' va bene così, diciamo. Quindi torniamo, andiamo sul tetto proprio, e andiamo a mettere il nostro contorno, il legno scuro. No, è sbagliato tutto della vita tua, non lo dovevi assolutamente mettere così. Vediamo se fa la curva in automatico, magari, o magalli, che sì, perché se no non riesco a fare una mazza di niente. Ok, perfetto, andiamo, vada. Ok, sì, a tromba.
roba adesso. Però mi serve anche qua l'appoggio esterno. Qua deve girare. Oh vabbè, adesso vediamo. Noi continuiamo imperterriti. Tipo così. Vediamo. Iniziamo a togliere i blocchetti di appoggio, diciamo, chiamiamoli così. Vediamo com'è il risultato. Ovviamente dopo ce li andiamo a prendere tutti per forza. E no, qui ho sbagliato, perché questo deve poggiare direttamente sulla pietra, giusto? Sì. Deve poggiare direttamente sulla pietra. Deve poggiare direttamente sulla pietra. Quindi questo avrei dovuto farlo tutto un blocchetto più giù. Oh no. Sì. Dobbiamo scendere, vediamo. Sì, infatti. C'è un blocchetto in più che non, mi sono scordato di togliere. Quindi avrei dovuto togliere quel blocchetto, perché là va appoggiato a terra. Quindi adesso dobbiamo togliere questa zona qua praticamente. Quindi tutto il perimetro che ho fatto in realtà non serve a niente, perché giustamente è vero, la casa si poggia direttamente sul... ho sbagliato io, è stato un mio errore, scusate. Quindi adesso devo togliere... Mado che macello. Ma le scale le sto recuperando? Sì, giusto, sì. Vabbè, questi poi li togliamo tutti. Sì, ho sbagliato io. Scusate, un errore mio. Bene, si è rotta l'ascia. Vabbè, allora iniziamo a mettere come prima il tetto. Qui adesso dobbiamo farci il blocchetto d'appoggio. Ma quanto legno sta giù. Il blocchetto d'appoggio, altrimenti cadiamo. Continuiamo con le scale. No. Ma to che culo, meno male che ho messo qualcosa sotto. Gio, che so, recupero tutto il legno che ho buttato. Infatti. Allora facciamo una cosa. Andiamo dove ci facciamo meno male. Vabbè, ci siamo devastati il mondo lo stesso. Craftiamoci un'ascia. Craftiamoci un'ascia. Se riusciamo, se abbiamo il materiale. Andiamo a dormire, almeno torna il giorno. E soprattutto torna la luce, riusciamo a vedere meglio. E poi continuiamo. Bene, rieccoci. Quindi torniamo sopra. Ok, torniamo sul tetto. Allora, adesso c'è la luce, si vede molto meglio. Questa schifezza qua la devo aggiustare per forza. Il lama marrone sta sempre qua, non se ne andrà mai più. E continuiamo, sì, appunto, qui a sistemare. Dobbiamo continuare a mettere le scale. Gli scalini d'abete. Allunghiamo la nostra passerella, diciamo, di fuori. E continuiamo a mettere gli scalini d'abete. Adesso dobbiamo togliere tutto questo materiale che non serve a niente, che abbiamo sbagliato a mettere. Che abbiamo, che ho, sì, scusatemi, voi non ne avete colpa. Magari facciamo una cosa, lo tolgo proprio tutto, così non ci confondiamo. E dopo continuiamo a mettere gli scalini. Oh, sai che bel tetto libero, tranne per questo pilastro volante così. Ok, perfetto. Continuiamo a piazzare le nostre scale. Qui dobbiamo aggiustare per forza, perché muoio. Fa schifo. Il tetto deve arrivare in corrispondenza del perimetro della casa. Quindi sì, qui dovrebbe girare così. Vabbè, qui devo fare la passerella esterna. Continuiamo da qua nel frattempo. E le ho messo al contrario le scale. Ok, speriamo di non sbagliare, cioè che lo sto mettendo nel punto giusto. Continuiamo da qua. Facciamo la passerella esterna. No, ho sbagliato. La passerella esterna come sempre. Questo è il perimetro della casa? No, questo qua è il perimetro della casa. Quindi qui va la cosa e qui va la rotazione. Ok. E abbiamo finito di mettere il nostro primo strato di tetto. Che belle tette che c'hai. Allora qui ovviamente dobbiamo aggiustare. Scendiamo per vedere com'è il risultato finale più o meno. Allora da qua fa schifo, perché ovviamente sta sono lavori in corso ancora. Mentre vediamo qui da dietro. Proviamo a vedere da giù com'è. Cioè da dietro, dall'entrata principale. Ciao Giancarlo. Dobbiamo fare delle modifiche. Dobbiamo fare delle modifiche. Lì sono venuto, diciamo, lì sono entrato dal culo al maiale. Dobbiamo fare delle modifiche. Però per adesso continuiamo qui a costruire, altrimenti non finiamo mai più. Togliamo questa zona qua. Dopo vediamo come sistemarla. Proviamo a fare così. Vediamo. Proviamo momentaneamente. Togliamo tutto questo qua. Ovviamente questi sono da togliere, perché sono bisogna sistemare i balconi. Bisogna sistemare. Adesso facciamo il tetto. Dopo sistemiamo i balconi. Vediamo di sistemarli bene. Sì dai, facciamo qualche livello di tetto. E poi vediamo. Io le scale però le ho finite. Devo andarmi a fare altre scale. Dobbiamo trovare un modo per sistemare quella cosa là. Nel frattempo, già che ci sono, mi crafto anche un po' di lastre di mattoni, diciamo, chiamiamole così, non so come si chiamano. Me ne faccio... basta. Ah, dai, basta, così forse basta, no? Ne ho... boh, 30, ne ho una 3, sì, 30. C'è un blocchetto, vabbè, dopo lo andiamo a recuperare. Adesso dovremmo mettere il contorno all'interno per fare il rialzo. Ora sì, no, prima che avevamo fatto il macello, avevamo fatto. Vabbè, lo mettiamo subito, tanto a metterlo non ci vuole niente, a toglierlo che ci vuole il mondo invece. E andiamo a mettere le altre scale. Vabbè, guardate, è molto più semplice adesso metterle, sì, sì. Molto più semplice. Cioè, non avrei mai osato, non mi sarebbe mai neanche venuto di fare una casa così nella scorsa stagione. Già che facciamo quella casa a forma di pene, che io poi casa era un pisello, io mi misi in mezzo, che poi non riuscivo neanche più ad uscire. Vabbè, perché stavo tipo avvelenato dai dissennatori, cose che cos'era? Se mi sembrava un orso, non so, ho visto un orso così. Bene, abbiamo fatto anche il secondo ripiano della casa. Io direi di farne al massimo un terzo e basta. Sì, ce la facciamo, però non con le scale. Vabbè, mettiamo questo livello nel frattempo. Nel frattempo togliamo tutte, no, che cosa ho fatto? Togliamo tutti quei blocchetti che non ci servono. Ok, l'abbiamo tolta. Adesso, dato che su questo lato, guardate, fa schifo perché è tutto troppo piatto, andiamo a dormire. Allora, buongiorno. Prima di risalire sul tetto per continuare i nostri lavori, mi vedo a craftare altre lastre di mattoni, così tanto questi non dovrebbero servirci più. Ok, ne abbiamo, sì, abbiamo uno stacco e mezzo quasi, quindi dovremmo farcela a finire tutto. Speriamo, perché a noi arriva sempre che ce ne manca un pezzo. Vabbè, vediamo di farcela. Ok. Aiuta!
Madonna, come devo fare? Uffa. È un'impresa costruire la casa qua sulla montagna. Mamma santa. Ce la faranno i nostri eroi? Non credo proprio. Giancarlo, un attimo solo, aspetta. Ehi, senti, io faccio proprio così, faccio. Oh, i metodi antichi sono sempre i migliori. Arriviamo qua sopra. Oh, se tutta una volta ci spicciamo. Dai, vabbè, qua poi sta da aggiustare, ovviamente. L'ho detto 70 volte, non finirò mai di dirlo. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta. Che culo. Bene, possiamo scendere e possiamo vedere com'è la situazione. Andiamo a vedere com'è il risultato. Da fuori, vediamo. Oh, le donna, che macello, non si capisce niente. Comunque, non è male, ma ci sta. Ci sta perché se questo lo finiamo tutto, il tetto adesso si vede. Prima non si vedeva perché adesso è più alto, quindi si vede il tetto. Quindi io direi che ci sta. Complimenti. Anzi, al posto di questo qua possiamo mettere proprio un blocchetto in più. Adesso vediamo. Innanzitutto dobbiamo togliere queste schifezze dai lati per forza, come la vita. Le dobbiamo togliere subito. Tu vai via. Allora, ne ho soltanto due mattoncini di pietra. Vediamo, proviamo a metterli accanto e magari vediamo quale sta meglio. Vediamo, andiamo giù adesso e vediamo quale sta meglio. Nel frattempo possiamo togliere qualche schifezza da intorno, perché c'era uno schifo prima che non si capiva più niente. Io ho paura di cadere perché mi sto uccidendo per fare questa casa praticamente. Poi le scale potremmo veramente metterle là dove le ho messe io comunque. Vabbè. Allora, credo sia meglio forse usare le lastre. Voi che dite? Secondo voi è meglio le lastre queste qua o meglio i blocchetti? Credo che lascerò le lastre e credo che qua sotto metterò un po' di lastre anche ai lati. Credo proprio di sì. Cioè tipo fino qua. Proviamo, già che ci siamo. Tanto questo è basso, non rischiamo di cadere, di morire, di spaccarci il mondo. Sì dai, non è male, sta bene. Sta bene anche così. Cioè il di sotto, parlo del di sotto, parlo. Possiamo anche eliminare forse questo pezzetto. Tenere solo questa striscia principale. No vabbè, lasciamolo. Vediamo, togliamo il pezzetto, vediamo com'è. C'è meglio qua. Vabbè, fatemi sapere, secondo voi è meglio con o senza questo pezzo qua? E poi ci andiamo a regolare. Fatemi sapere come sta secondo voi questo qua. Se sta meglio con la lastra o col blocchetto. Abbiamo sistemato da qua, si è fatto tutto bene, giusto? Sì. Perfetto. Adesso dobbiamo sistemare i balconi finalmente. Quindi direi che piuttosto dobbiamo fare come sta fatto avanti, perché stava fatto bene. Quindi iniziamo togliendo tutto questo legno da qua, togliamo tutto e vediamo come ripartire, diciamo così. Un blocchetto qui sopra ci sta per forza. Deve stare per forza un blocchetto qui sopra. Però al momento io non ne ho più, quindi adesso dobbiamo andare a cucinare di nuovo. Madonna, le colonne d'Ercole, sa che Giancarlo, che cosa stai facendo? Togliti. Pietra dovrei averne a buttare, infatti sì. E il carbone dovrei averlo ancora, sì. Dobbiamo cucinare adesso un po' di pietra. Dormiamo nel frattempo finché si cucina qualcosa. Andiamo a vedere se è pronta. Che poi a che cosa mi serviva? Me ne sono scordato. Mi sono messo a fare altri lavori e me ne sono scordato. Roccia. Dovevo fare i mattoni. Dovevo fare. E poi che cosa dovevo fare ancora? Cosa dovevo fare? Ah, dovevo sistemare dietro. Sì, giusto. Quindi torniamo sopra, andiamo dietro. Anche qui si poteva fare una vetrata. Al posto del muro una vetrata. Ci sta, si potrebbe fare. Però potuto dire facciamo la casa di vetro, facciamo prima. Vabbè. Torniamo sopra e finiamo. No. Sul tetto non dovremmo più andare, suppongo. Quindi questo credo che possiamo anche eliminarlo per ora. Tanto sono sicuro che tra 10 minuti anche di meno lo andiamo a rifare. Dobbiamo eliminare anche qui questo blocchetto che non c'entra una mazza di niente. E dobbiamo mettere... Ora, come possiamo fare? Perché o qui mettiamo le lastre. Tipo la mettiamo qua sotto. A mo' di tetto del coso, vediamo. Cioè, qua come fa, madonna? Oh, c'è la pietra e sotto c'è l'altra pietra. Ed è allo stesso livello. E facciamo così e chi se ne frega e basta direttamente. Scusami, madonna. Quindi così, dovrebbe essere così. Qui dovrebbero essere blocchetti, giusto, di pietra, di mattoni di pietra, sì, e poi una lastra davanti. L'unica cosa è che questa è più vicina al tetto, così invece è più distante. Quindi dovrebbe essere così, questo giusto a livello, a livello. Questo qua che giustamente si ricollega al terrazzo, al bordo del tetto. Oh, e secondo me pure così potrebbe andare bene, cioè voglio dire, mo che mettiamo poi qua tutta la vetrata, non penso che sembri neanche, chissà, cioè che poi non è che sembra, non ce la farò mai. Oh raga, così sta bene, che ce ne frega, sta bene così, poi più in là l'andiamo a sistemare. Poi ci serve soltanto il vetro, ci serve, che non avremo mai nella vita, giustamente. No, bugia, dovrei avere 9 blocchi di vetro che possiamo cucinare, che possiamo trasformare in non so quanti. Non ditemi che devo riempire tutto. No, se non sbaglio erano solo 2 file. Vediamo. Ah, sì, infatti. Ah, ne abbiamo 16. Sì, dovremmo farcela, credo. Incrocio le dita, tutte le dita che ho, pure quelle della lingua. Per sperare di farcela, perché io ho 16, che cacchio, cioè, neanche se le rompo tutte. Dove stanno? Madonna, non ce la faccio più, mo lo disinstallo, ma è una bugia. Un altro blocchetto e dovremmo essere a posto, cioè forse credo che abbiamo finito la casa. Abbiamo finito la casa, finalmente, dopo non ho idea di quanto tempo. Diamo una controllata generale, giusto per vedere la cosa. Allora, qui è fatta, l'abbiamo sistemato, il balcone è fatto tutto, il cornicione qua, diciamo, l'abbiamo sistemato, dentro è sistemato tutto, dovrebbe essere tutto, ovviamente, stato arredato.
lavorare, tutto il resto, le stanze, ok, però la casa, la struttura dovrebbe essere finita. Ok, ci siamo, qui dobbiamo vedere di trovare una soluzione, mettiamo un tappeto sopra, non lo so, facciamo un salottino fuori. Qui, qui fa schifo, dobbiamo decidere, no, mettiamo le lastre decisamente. Ok, ci siamo, scendiamo, vediamo giù, era a posto così come era dall'inizio. Magari potremmo mettere qui tipo anche una cosa così, però no, non serve, perché qua lo stesso poi andiamo a mettere le cose, no, lasciamo così com'è. Dobbiamo soltanto mettere il pavimento qui sotto. Vediamo da fuori, diciamo l'idea, forse abbiamo finito tutto, non ci sono neanche più problemi. Allora, da qua, top, ci sta, bella. Magari più in là i vetri li mettiamo colorati. Il soffitto sembra essere top. Ci siamo, sì, ci sta. Qua, ok, tranquillo. Lo mettiamo così, vabbè, non mi posso allontanare perché precipito qua. Ci sta lo stesso, ci sta di brutto. L'abbiamo finita, abbiamo finito la nostra casa, finalmente. La seconda casa della seconda stagione di Minecraft è finalmente terminata. Trombe, rulli di tamburo, cioè no, quello che volete, musica, palla. Abbiamo finito la nostra seconda casa, sta! Finalmente, dopo secoli, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito la nostra seconda casa. Adesso non rimane che arredarla, sistemare le camere, tutto il resto. Fatemi sapere come volete fare la disposizione, più o meno. Se avete intenzione di fare, che ne so, la camera da letto sopra, cosa volete fare. Nel prossimo episodio andremo a fare tutto. E raga, per oggi questa puntata di Minecraft finisce qua. Cliccate like se il video vi è piaciuto, cliccate like anche se il video non vi è piaciuto. Abbiamo finalmente finito la casa dopo secoli. Stavamo impazzendo per finire tutto, per fare tutte le cose bene. Fatemi sapere cosa volete che andiamo a costruire. Io ho intenzione di fare l'ascensore adesso, prima di proseguire con la storia. Diciamo così la storia. E fatemi sapere se vogliamo fare l'ascensore o volete che facciamo altro. E se avete idee, lasciate un commento, fatemi sapere. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Minecraft, che come sempre arriverà presto. Mando un abbraccio, un saluto.